presento una persona che è nata si in alza una... il livello un po'. Si no, alza il livello. Adesso perché devi fare sempre questi paragoni? Si alza il livello, si alza non si livello. Abbassa. Magari si abbassa, magari si abbassa. Ma scusami, siamo partiti con un criminale. Siamo passati a un sindaco dalle parole, come dire, piuttosto irruente. Siamo arrivati a una imprenditrice del settore del cinema. Mi sembra che si è alzato notevolmente il livello. Adesso poi ti dico: questa persona qua è nata in un posto che si chiama Parenzo. È già questo la nobilità. Un posto che si chiama Parenzo. Poric sarebbe. Rita Rusic. Buonasera. Benvenuta, cara, benvenuta. E chiedo scusa. Io non dico niente perché ho già il terrore. Se dico come va, per carità, allora manda a fanculo. Esatto, brava. Esatto. Perché dovete sapere una cosa: la signora Rita Rusic. Mi dispiace tantissimo. Sono felice di averla conosciuta di persona. Cioè, mi dispiace che sia venuta qua. Ma che te ne frega te? Perché la danneggia, perché gli ospiti si danneggiano. Io voglio dire questo. Sì. Per vero, oggi è un danno, perché io di solito mi alleno con la zanzara. Cioè, io sono in forma adesso. Sì. Perché io con la zanzara vai, vado. Cioè, proprio mi diverto. Quindi lei ascolta la trasmissione, certo. Tutti i giorni e anche più volte. Mi dispiace tanto. Io sento i programmi anche 2-3 volte. Ma mi dispiace, posso dire che mi dispiace? Lo so. Conosce io tutti sono l'unico conduttore che dice: mi dispiace che il mio prodotto in parte venga al 50 venga ascoltato. Ma la cosa incredibile è che conosce tutti Anna da Roma. Tutti conosce, sa esattamente le frasi pronunciate da tutti. È una cosa pazzesca. Tu, la cosa che apprezza di più di questa trasmissione? Mi dica la verità. La pubblicità. No, il divertimento per potersi sfogare. Ma vaffanculo, la mortacci. C'è le cose che odia Parenzo. Sono le cose. Tutte le no, io quella la adoro proprio. Le parolacce, cioè, quando ci sono gli scontri. Mi danno sfogo, perché poi nella vita allora ti tieni, non puoi dire questo non si può fare, questo non si può dire. Invece qui, ma quel cazzo che vuoi, lo puoi dire. Vaffanculo, testa di gatto, adori. Io adoro. Quando io insultano adoro. Parenzo, adori o no? Sì. Beh, quando insultano tutti, per cui no quando insultano lui. Però quando iniziano a insultare, io dai, mentre faccio gli esercizi, come dai, ma cosa ci sono? Ma no, te. Però io così, io non freno nessuno, via, tutti liberi di dire quello che vogliono. Sai. Senti, no, ti voglio chiedere. Senta, visto che lei ha fatto l'industria cinematografica, un film su Generale Vannacci lo farebbe o è zero al botteghino? No, penso che noioso. Noiosissimo. No, ecco, noioso. Cosa è già un primo titolo, vedi? No, è noioso. Rusic, 2 punti, un film su Vannacci, 2 palle così, possiamo no, dire così. Io ho fatto un film che si chiama Naia, non ha fatto una lira. Sì. Perché comunque i soldati, le cose, i militari, mamma mia. Già è pieno telegiornale. Ma ci sarà una cosa che apprezza di Vannacci, che noi ne parliamo sempre, come sai. Il fatto che ha fatto 900.000 euro con la vendita del libro, cazzo. Questo. Sì, quello gli ha dato fastidio pure a lui. Sì, no, io lo sento tutte le sere. Sì. Perché lui continua ad insistere, continua a parlare di questi 900.000 euro. Sì, e allora proprio quei 900.000 perché 900.000 euro. No, ecco. Immagino già la scena del film tratta dal libro del generale Vannacci, prodotto da Rita Rusic, presenta Le grandi avventure del generale Vannacci. Io ho già il titolo, guardi. Ho già il titolo. Toccatina. La scena metropolitana di Parigi. La toccatina sulla metropolitana di Parigi. La toccatina della Negretta. Io lo trovo incredibile. Scusi, lei conosce il mondo degli OnlyFans? Sì, perché sì. Grazie sto lavorando su un progetto. Ah, vedi, benissimo. Come conosce, cioè, che pensa di OnlyFans? Che sia una grande ascesa sociale, come dico io, oppure lo condanna Parenzo, come fa Parenzo, dicendo che è una vergogna, ma le persone sono marchiate tutta ma la no, vita. Non puoi condannare niente, perché non è che puoi fermare, che facciamo? Mettiamo argini per tutto. Cioè, la gente fa quello che vuole, e purtroppo fanno quello che vogliono, però bisogna anche raccontarlo, no? Sì, l'importante, secondo certo. me, è una grande opportunità per un certo tipo di persone, alle quali non fa fatica a vendere se stesse, avere rapporti con tutti, eccetera, eccetera, di fare dei soldi. Esatto. Però poi nella vita, comunque, io almeno per mia esperienza, devi crescere, cioè devi imparare, cioè, devi cercare da fare, devi occupare una parte del tuo tempo per cercare di imparare, cioè, qualcosa. Tu dici di che più. Il conto alla fine arriva. Ma certo che arriva subito. E per cioè questo nel momento dico, che fai cose queste povere molto ragazze, pesanti, quando diventeranno, sì, quando avranno la maturità. Una di quelle moraliste che dice no, fallo. Tu il corpo lo fai vedere, eccetera, ti rimarrà per tutta la vita, eccetera. È una grande ascesa. Ma non importa se ti rimarrà. Però l'importante è che c'hai la testa e che lavori pure con la testa. Poi se un giorno ci avrai la testa, ti evolverai, cambierai, se farai. Se tu mettessi il tuo corpo su OnlyFans, quanto guadagneresti? Un sacco di soldi? Questo c'è negli Stati Uniti. A Miami c'è un building, lo sai che lo chiamano OnlyFans Building? Che non si chiama, non è così il suo nome, perché ci sono tantissime lì che si sentono bene tutte insieme. Cosa metteresti? I piedi li metteresti o no? Vabbè, i piedi si possono mettere. I piedi lo so, c'ho il terrore di farmi dire come perché? Sono i miei piedi. Guarda che scarpe mi sono messe. Però devi togliere il coso. Lo so, però ho paura, perché
poi mi dici cose brutte, poi dopo non cioè ti perché sono un po' bene. Tortuosi a vedere, allora, a vedere le tue mani, i tuoi piedi sono tutti tortuosi. Ma che tortuosi? Fammi vedere dal basso, non li espongo, dal basso, dal basso. Togli un attimo. Ma che basso. Sono secondo bellissimi. Me sono tortuosi. No, ma che tortuosi? No, ma non lo faccio. Vabbè, non c'ho 20 anni. No, però, ma che c'entra? No, no, c'entra, però ho le dita belle corte, non ho quelle perché diciamo la verità, lunghissime. Tu c'hai più di 60 anni. Sì, purtroppo. Quanti ne fai adesso? Adesso ne faccio 64. Ne fai 64? Pensa che quando avevo 4 anni, per sì. farmi fare la foto del compleanno, mi dovevano dare due scappellotti, ma di quelli sì. così, sai. Perché non volevo farli perché piangevo. Prego. Quindi figurati prego. Adesso. Ti è... Guarda allora, che piede guarda della, che incavo. Piede della signora Rusic. No, piede della ma signora ti pare che si fa no, il fit rating alla ma piede della signora Rusic è straordinario. Posso però dire una ci cosa? Posso, per forza lo sì. devo fare. Se sì. riguardo tutti hai i giorni una, hai un leggero alluce valgo. Sì. Hai un leggero alluce valgo. Con tutti i tacchi che leggerissimo metto. Infatti ho detto un leggerissimo alluce valgo a 63 anni è sì. grasso che cola sì. ed è esattamente un piede perfetto sì. egizio sì. Guarda, guarda la curva qui. Guarda la curva qua. Sì, la curva qua a me non mi appassiona, no, può essere anche piatto, ma la curva qua è piatto. Senza interruzione. Ma io dico, ma si può tirare fuori un piede della radio di Confindustria però? Ma quello è questo quello che dico. No, ma ogni volta che lo vedo però lo faccio notare. Perché piede tra i migliori, è vero, tu non lo sapevi, eri consapevole, altrimenti non l'avresti tirato no, fuori. No, non ero consapevole, però no, a me piace il mio piede. Allora, è un piede che ha un piccolo difettuccio, c'è cioè un inizio sì. di proprio un inizio di alluce valgo, ma a 63 anni ci sta, però... Però c'è questo arco regolare, questo arco regolare e questo alluce, fammi vedere un attimo l'alluce. L'alluce. Verrà... È bellissimo. L'alluce è bello, sì, l'alluce bello, è bello. E soprattutto è coerente con quello che sei, no, cioè che non sono... sei. No, ma poi guarda le unghie, sono stupende. Beh, sono tutte molto curate, ovviamente. Sì, una manicure. Sì, ma non è tanto la cura, sai che io adoro così. È un piede un piede buono. Siamo sul 7, 7 e mezzo addirittura. Direi 7 e mezzo. Primo esame superato. Scusi, allora, lei è a favore, classico interrogatorio zanzaresco. Lei è a favore della legalizzazione delle droghe? Sì. Sì? Sì. Tutte le droghe? Sì. Sì. Sono a favore perché anche cocaina, eroina? No, perché penso che intanto vietare non serve a niente. Cioè, io sono contro vabbè, un certo tipo di droga, pesante, eccetera, eccetera. Sì, l'ho provata. Quante volte? Ho provata. A lungo anche? No, non mi è piaciuta. Sono intollerante alla caffeina, alla teina, quindi pure alla cocaina. Ma sei stata dipendente? No. No, però l'hai provata. E cosa è successo? Cosa ti ha provato? Che effetto ti ha fatto? No, mi ha fatto schifo. Mi ha fatto tutta irrigidire tutte le mie ascelle. Hai avuto paura? Ho avuto paura. Poi mi vedevo, mi sembrava tutto, mi crescessero tutti i peli. Io sono paranoica. Beh, però sono qualche volta l'hai tranquilla, fatto. Regola. Ma sì. Perché? Il contesto. Perché così, in un rapporto. In un rapporto con una persona, cioè, sì, un rapporto immagino. Importante, però sì. Poi assolutamente ho preso la mia decisione. Poi non sono il tipo a fare. Però tu dici cose. Tanto circola, no? Tanto circola. Tanto circola, tanto va. Tanto vale che si sappia chi la prende, chi non la prende, in maniera che si può intervenire. Ma chi sappia in che senso? Fai dei cartelli, come dire? No, perché quando tu, ad esempio, legalizzi la marijuana, per esempio negli Stati Uniti, tu hai la tua tessera tipo patente, vai lì e la puoi comprare. Ah, certo. Però si sa. Codice fiscale, certo. Quindi si sa. E quindi si sa se guidi con quello. Le canne ti fai adesso? No, non mi faccio niente. Niente, no, certo. Neanche una cannetta per andare a letto. No, la tua droga qual è? C'è no. una droga, una dipendenza da qualche cosa, una fissazione, il sesso ancora, quella è la tua. Beh, stai con uno di 30 anni più giovane. Sì, però no. Non esagerate. Non esageriamo, no. Tu sei monogama? Allora, tu sei monogamo, una grande in generale, dico domanda. In generale. Cioè, no? Quando generale, stai con la persona, stai con lui, non è che lo tradisci, immagino. No, sì, sto con una persona, però è la vita. Dipende quanto stai con una persona. Stai 100 anni con una persona. Mio padre e mia madre si sono sposati quando mia madre aveva 16 anni. Sì. Mio padre gli diceva sempre: guarda, Fiorella, se vai con un altro, ti giuro che mi fa un dolore. Ma come posso essere così egoista? La vita è un'opportunità e tu in una vita proverai un uomo? Ma è ridicolo! Ridicolo! Cioè, lui glielo diceva per cui, se tuo fidanzato dovesse venire stasera da te, guarda, ieri sera mi sono trombato una, la tua reazione quale sarebbe? Beh, meglio magari domani mi trombo qualcuno. Ah, questa è ma meglio che non te lo dica, però meglio non saperlo. No? Se non me lo dice, o è meglio, meglio. Se è eccitante saperlo. No, che eccitante. Ah, ecco, no, per me non è eccitante meno per male, niente. Meno male. Dunque, non siete una coppia aperta. Cioè, non hai, secondo te possono esistere? Ma no, parole, non siamo una coppia aperta. Nel senso, non è che. No, siamo una coppia. Cioè, non avete bisogno di altri stimoli, diciamo, per ravvivare la vostra sessualità, diciamo. Beh, no.
non so, farvi immagini mentre siete lì in intimità con il generale Vannacci seduto in salotto, che guarda, il generale che guarda, il generale Vannacci che guarda. No, mio fidanzato mi dice facciamo le coccole. Addirittura. Però scusami, c'è una cosa, parlavamo prima di Rocco, dei messaggi di Rocco che ha mandato a quella giornalista. Beh, al di là delle modalità, eccetera. Brutti, sì, vabbè, d'accordo. Però uno è incazzato che ha reagito in quel modo. Però uno può dire sei uno stronzo, sei una testa di cazzo, bloccarti, mandare dai carabinieri con quei messaggi, poi ognuno fa quello che vuole. Vabbè, non sappiamo esattamente quello che è successo. Poi dai primi messaggi si capisce pure che c'è stato un contatto fisico. Però certo non è una violenza sessuale, ma sai perché non è una violenza sessuale, secondo me, a dire delle parole così? È un'offesa, è un'ingiuria, è un, non so, tutto quello che vuoi, però è una violenza, ma non è una violenza sessuale, per rispetto a chi viene violentato, perché quello è, cioè essere violentato è talmente una cosa orribile, che voglio dire, se poi allora la parola è uguale a quella, allora tutto è uguale, e non è uguale. No, cioè se uno usa la parola molestie sessuali per qualsiasi cosa, non esiste più molestia sessuale. Comunque quando ci mandano messaggi, anche un solo messaggio, anche se tu dici oh hai bisogno di cazzo, cioè anche se un uomo ti dicesse a te oh Rita hai bisogno di fare una bella scovata, non è che lo vai a denunciare, è vero. Beh, che è un'espressione orribile. No, dipende in che contesto, per una cosa lavorativa, loro non erano amici, quindi detto così, cioè non andrei a denunciarlo, ecco. Forse io non andrei. Beh, perché tu ormai sei una donna strutturata, sì, che forte, ha mille esperienze, cioè, solide del tuo lavoro e delle tue però cose. Però non mi piacerebbe, detesterei che uno mi dice così. Senti, ma le donne ti piacciono? Ti sono mai piaciute le donne? Mai? No, non sei mi piacciono, certo, mi piacciono, cioè, sì, perché io amo ma le donne. Ma sessualmente non hai mai... Zero più zero quale zero? Sempre maschi, solo ed esclusivamente maschi. Rita Rusic, grazie. Ciao, a presto. Ciao. Aspetta, non ci ha detto che cosa sta lavorando su OnlyFans? C'è un progetto pazzesco, ha detto. C'è un progetto, sì. È che ce lo sveli, scusa. Che progetto è su? È che ce lo sveli. Non ho mai coinvolto, mi sono offeso. Lo so, ma cos'è, un documentario, un film? Ti ricordi che per l'altro pure che mi piace? Il tuo libro. Ma OnlyFans è un progetto su OnlyFans? Lo so, sì. Vabbè. Un film, un documentario? Una serie. Ma lo dirà, ciao.